Il primo cittadino di Piario, Pietro Visini, chiama a raccolta i sindaci dell'Alta Valseriana e Val di Scalve per l'ospedale Locatelli. Intanto in Consiglio regionale è bocciato l'ordine del giorno che chiedeva la riapertura del punto nascita. In Regione via libera una risoluzione per interventi a favore dei territori montani per affrontare la situazione che si è creata con la pandemia. Il consigliere del PD Scandella: non basta, bisogna fare molto di più. Fabio Cubito, nuovo segretario provinciale della FLC-CGL, sindacato della scuola, tra i problemi da affrontare in montagna il calo demografico. Invito alle istituzioni a confrontarsi per anticipare le chiusure. Buonasera, bentrovati con il telegiornale di Antenna 2. Iniziamo con la cronaca. Soccorsi in azione nella serata di ieri a Pisogne. L'allarme è scattato poco prima delle 22 in località Dossello. Un uomo di 77 anni si è infortunato mentre era impegnato nello sfalcio dell'erba del proprio terreno. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Brescia che ha recuperato e trasferito l'infortunato in sicurezza all'ambulanza che attendeva sulla strada principale. L'anziano è stato poi trasportato in codice giallo agli ospedali civili di Brescia. Cambiamo argomento. Il primo cittadino di Piario, Pietro Visini, ha voluto nei giorni scorsi riportare l'attenzione sulla situazione dell'ospedale Locatelli. Lo abbiamo intervistato. Il sindaco di Piario, Pietro Visini, ha scritto una lettera a tutti i sindaci dell'Alta Valseriana e Val di Scalve, lettera che riguarda l'ospedale di Piario. Perché questo passo? Buonasera. Per la verità è la seconda lettera. La prima aveva sortito un buonissimo effetto perché di 24 sindaci avevano risposto ben in 16. Poi con la pandemia è stato fermato un po' il tutto. Ora ho riscritto questa lettera per far presente a tutti la situazione dell'ospedale di Piario. Situazione che con decreto regionale, anzi con delibera regionale, aveva una serie di punti, diciamo, come compensazione al fatto che avevano tolto il punto nascite. Anche qui non è colpa di nessuno, però per la pandemia questi punti non sono stati sviluppati. Ora è il momento di riprendere il tutto e devo dire che tanti hanno già risposto, altri mi hanno detto che risponderanno e a breve faremo un incontro per stabilire i passi da fare onde sollecitare la SST al completamento di questo programma. Devo ringraziare tutti i sindaci che hanno scritto. Devo ringraziare anche, se vogliamo, la regione che ha fatto la giunta regionale che ha fatto questa delibera, che puntualmente dovremo sviluppare, e chiediamo a tutti, specialmente alla SST, che questi programmi vengano portati a compimento. E intanto oggi in Consiglio regionale è stato bocciato un ordine del giorno presentato dai consiglieri bergamaschi Jacopo Scandella del Partito Democratico e Dario Violi del Movimento 5 Stelle. Ordine del giorno che chiedeva la riapertura del punto nascita di Piario. Con il voto di oggi, affermano Scandella e Violi, la Lega conferma la volontà di abbandonare la montagna. Nel 2018 era stato chiuso il punto nascita di Piario perché faceva meno di 500 parti all'anno. Questo nonostante il presidio copra un bacino di 44 comuni e 109.000 abitanti, molti dei quali molto distanti da un presidio alternativo. Allora si era detto che sarebbe rimasto aperto almeno il presidio di Alzano, ma anche questo è stato chiuso nel marzo del 2020 e ad oggi non si hanno notizie della sua riapertura.
Da parte di questa maggioranza l'attenzione verso le giovani famiglie e i servizi indispensabili perché queste decidano di tenere viva la montagna è inesistente, proseguono Scandella e Violi. E oggi in Consiglio regionale si discuteva di iniziative per il rilancio della montagna. I dettagli nel servizio di Vladimir Lazzarini. Il Consiglio regionale della Lombardia, con 40 voti favorevoli e 26 astenuti, ha dato il via libera alla risoluzione in favore dei territori montani. Si tratta di un documento di indirizzo che tiene conto dei molteplici aspetti relativi al territorio montano e affronta la difficile situazione che si è venuta a creare con la pandemia. La risoluzione è suddivisa in più ambiti: montagna, enti locali e piccoli comuni, sviluppo economico, agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, turismo e marketing territoriale, attività culturali e museali, governo del territorio, formazione e lavoro. Per ognuno di questi vengono evidenziati diversi impegni chiesti alla Giunta. Si va dalla promozione della rete escursionistica della Lombardia tramite la realizzazione del catasto regionale della rete escursionistica all'introduzione di una fiscalità differenziata con sgravi fiscali per gli imprenditori che operano in quei settori che comportano un costo superiore rispetto allo stesso tipo di attività svolta in pianura. Viene chiesto di favorire l'insediamento di chi sceglie di vivere in montagna, di migliorare la connettività e i trasporti, di sostenere l'innovazione, il coordinamento fra filiere e la nascita di nuove aziende. Diversi i riferimenti offerti dal Recovery Plan che può essere utilizzato come leva per le politiche di sviluppo delle aree montane. Si chiede anche di sostenere le zone montane nelle sfide cui devono far fronte, prima fra tutte quella rappresentata dall'abbandono dei territori, anche da parte della fascia di popolazione più giovane, e dunque creare le condizioni per far rivivere la montagna attraverso politiche specifiche. Il via libera è avvenuto con i voti della maggioranza di centrodestra. Astenuti invece Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e gli altri gruppi di minoranza, che hanno evidenziato la mancanza di concretezza che ha portato ad approvare una risoluzione che rischia di essere solo un manifesto delle buone intenzioni. E come abbiamo sentito, la risoluzione è stata approvata con i voti della sola maggioranza, astenuti i gruppi di minoranza, tra cui il Partito Democratico, e sentiamo il consigliere regionale del PD, Jacopo Scandella. È stata approvata in Consiglio regionale una risoluzione dedicata ai territori montani, un lavoro che è nato dentro la Commissione Speciale Montagna e che è arrivato oggi all'attenzione dell'Aula del Consiglio. Una risoluzione che dal nostro punto di vista fa una corretta mappatura dei bisogni, dei problemi, ma che è estremamente debole dal punto di vista delle soluzioni. Non dà degli impegni concreti e immediati alla giunta regionale. Di fatto la invita a continuare a fare quello che già sta facendo. Il problema è che nel corso degli ultimi 10 anni la montagna e le comunità montane Lombardia hanno perso circa il 4% della popolazione giovane in età lavorativa e il 10% delle imprese. Per cui non possiamo continuare a fare quello che si è sempre fatto. Bisogna fare molto, ma molto, ma molto di più. In questo senso noi abbiamo chiesto un impegno su 3 fronti. Il primo, quello dei servizi, con parametri ad hoc per i territori montani che garantiscano una presenza diffusa di servizi che sono indispensabili e decisivi nelle scelte di vita delle persone. Il secondo tema riguarda le infrastrutture, materiali e immateriali, su cui convogliare i soldi, i residui del Piano Lombardia e quelli che arriveranno dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il terzo tema, a cavallo tra nazionale e regionale, è la fiscalità, cioè garantire anche ai territori più in difficoltà della montagna lombarda un trattamento di favore come viene riconosciuto ad alcune zone, soprattutto del sud Italia. Questo si fa però concentrando le risorse in pochi interventi significativi, per cui la proposta concreta di impegno che abbiamo fatto alla Giunta è dedicare un accordo quadro di sviluppo territoriale ad ognuna delle comunità montane Lombardia. Un accordo quadro è un accordo nel quale si indicano pochi interventi molto significativi, soprattutto sul lato servizi e infrastrutture, capaci di rilanciare i territori, capaci di rilanciare l'attrattività, gli investimenti, il lavoro. Se non si fa così, si dividono le risorse che ci sono e sono tante in 1000 rivoli, si accontenta magari qualche appetito locale, ma non si fa quello che veramente serve, cioè concentrare quelle risorse sugli interventi appunto più significativi. Questa proposta di un accordo e quindi di opere importanti su ogni singolo territorio è stata bocciata, si preferisce continuare a spartire le risorse come si è fatto prima. Dal nostro punto di vista è un grave errore, è una grave occasione persa, per cui continueremo
a lavorare perché invece si dia vita in questo momento straordinario a quelle opere, a quegli investimenti straordinari capaci di risollevare e di far sì che se gli ultimi 10 anni sono stati molto duri per la montagna lombarda, i prossimi 10 siano veramente 10 anni di rilancio. E dei territori montani, soprattutto dei problemi che devono affrontare, dovranno affrontare le scuole per il calo demografico. Abbiamo parlato anche con il nuovo segretario generale della FLC-CGIL di Bergamo, Fabio Cubito. Ha un nuovo segretario generale, la FLC-CGIL di Bergamo, categoria della scuola, ricerca e università, Fabio Cubito, che vive a Parre, docente ITP di informatica all'Istituto Valle Seriana di Gazzaniga. Inizierei dal cammino nel sindacato in questi anni fino ad arrivare alla segreteria provinciale. Il primo passo è stata la candidatura RSU qui al Pacati di Clusone per poi spostarmi appunto all'ISIS Valle Seriana di Gazzaniga e da qui un seguirsi di nomine negli organismi dirigenti dal direttivo provinciale a quello regionale per poi approdare dal 2016 nella segreteria insieme alla segretaria generale Elena Bernardini fino ad arrivare appunto a venerdì scorso alla mia elezione come segretario generale. Eletto all'unanimità, quali gli obiettivi, quali punti principali del lavoro da portare avanti nei prossimi anni? Ovviamente è sempre mettere in evidenza, diciamo, il sistema scolastico, il sistema istruzione nel suo interesse, soprattutto in territori come i nostri, la provincia di Bergamo, in particolare anche la Valle Seriana, puntando anche sul reclutamento dei precari che sempre vivono, per togliere, diciamo, per cercare di creare questa stabilità sempre più importante nei confronti delle future generazioni. Parlando del nostro territorio, soprattutto il territorio di montagna, in questi anni sta vivendo delle difficoltà a causa del calo demografico. Le proiezioni non sono confortanti. Come affrontare questo problema? Su questo è l'invito anche un po' a tutte le istituzioni, anche in visione del PNRR, fare delle proposte comuni, condivise anche fra gli enti locali, per puntare, partendo dagli edifici e quindi a livello strutturale di investimento, ma cercare di anticipare un ridimensionamento che purtroppo con gli anni potrà diventare per forza naturale, anticipare questo per evitare, diciamo, la catastrofe dopo. Quindi un invito appunto a tutte le istituzioni a metterci tutti attorno, a fare una progettazione diversa rispetto a quello che può avvenire nelle città, ma fare un ragionamento per i nostri territori che sono sempre di più in sofferenza. Ad esempio, cosa si potrebbe fare? Allora, il ragionamento che possiamo fare è cominciare a far anticipare appunto le chiusure. Noi abbiamo comprensivi, soprattutto nelle nostre zone, con numerosi plessi. In questi plessi dobbiamo evitare di avere sostanzialmente delle riduzioni, quindi avere dei plessi con numeri bassi di ragazzi. Purtroppo, per una questione anche di campanilismo, cerchiamo di farli sopravvivere. Anticipare questo, fare un'unica soluzione, quindi mettendo in campo trasporti e anche dialoghi tra comuni, ci permetterebbe di anticipare e di evitare che vengano chiusi due plessi, ma che possiamo dare un'offerta e un servizio significativo al nostro territorio. Ora la situazione coronavirus in Lombardia rimane ampiamente sotto l'1%, il tasso di nuovi positivi a fronte di 30.085 tamponi sono 98 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, un rapporto dello 0,3%. Un solo nuovo caso in provincia di Bergamo, 10 in provincia di Brescia. Continuano a diminuire i ricoverati in ospedale, in terapia intensiva adesso sono 52, 9 in meno di ieri. Negli altri reparti 248, 2 in meno. 3 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Cambiamo argomento ad Albino, domani sera un incontro dedicato all'Oasi WWF di Valpredina. Sentiamo in particolare di cosa si parlerà. Valpredina e Misma, una ricchezza da custodire. Questo è il titolo dell'incontro in programma domani sera, mercoledì 30 giugno alle 20:30 al Parco degli Alpini di Albino, un'iniziativa organizzata dai gruppi di minoranza consiliare per Albino, Progetto Civico e Ambiente Beni.
comuni. Perché questa serata? Allora, come liste civiche abbiamo voluto organizzare questa serata in collaborazione fra l'altro con altri soggetti del territorio, sia politici come la lista civica Rinnova Albino, ma anche soggetti come Lega Ambiente, Albino in Transizione e anche il CAI della sezione di Albino, quindi è una cosa, diciamo, condivisa. Ecco, e l'intento è proprio quello di creare consapevolezza e conoscenza su un territorio non vicino, che sarebbe proprio il Monte Misma e la Valpredina, che è un'oasi del WWF, ed è un sito di importanza anche per la comunità europea, fa parte della rete Natura 2000. Il motivo però, spesso abbiamo visto, è sconosciuto a chi abita vicino a queste zone, quindi è un'occasione per conoscere, per approfondire, per capire quali sono le ricchezze contenute in questo ecosistema, in questo ambiente, in questo habitat. E un'altra cosa molto interessante è che questa consapevolezza c'è un po' anche nata dall'esperienza che abbiamo fatto tutti con la pandemia. Abbiamo visto che comunque questi eventi abbastanza drammatici sono direttamente legati alla preservazione dell'ambiente, degli ecosistemi, della natura. E quindi il primo passo per dare il nostro contributo è proprio aumentare la conoscenza di quello che c'è direttamente vicino a noi e poi anche nel mondo in maniera più allargata. Questo è un po' l'input che ci ha portato a desiderare di organizzare questa serata aperta a tutti. Chi avete invitato? Abbiamo invitato due esperti, due persone molto competenti, sono la dottoressa Gibellini e il dottor Matteo Mauri, che sono due persone attive all'interno dell'Oasi della Valpredina. La dottoressa Gibellini è una naturalista ed l'abbiamo già sentita in un'altra occasione, è veramente una persona anche capace di esporre con chiarezza e semplicità ad un pubblico non competente, non esperto, quello che sono le ricchezze del Misma e dell'Oasi e tutte le caratteristiche della natura di quel luogo. E il dottor Mauri è responsabile del CRAS, che è il centro dove vengono curati gli animali selvatici feriti prima di essere rimessi in libertà nella natura, e sono tutte due persone con competenze anche trasversali, quindi ci potranno parlare di tutti gli aspetti che possono interessare la platea e il pubblico dei cittadini che interverranno. Secondo noi è un modo per fare informazione in modo anche, diciamo, a 360 gradi, ecco, non soffermarci solo su un aspetto, perché effettivamente un ecosistema è composto da tanti aspetti diversi e quindi abbiamo voluto fare proprio un incontro che potesse dare una conoscenza approfondita a tutti i cittadini di una zona molto interessante e molto vicina a noi. Nei giorni scorsi a Casnigo, lungo la pista ciclabile, il ricordo dell'ultimo partigiano morto in battaglia durante la Seconda Guerra Mondiale in Valseriana. In uno scontro a fuoco morì Giacomo Adobati di Lonno, frazione di Nembro. Vediamo alcuni momenti della commemorazione. Bene, buongiorno a tutti, benvenuti qui in questo posto che ricorda un fatto tragico. Abbiamo organizzato questa commemorazione, questo ricordo, perché il 75esimo anniversario del fatto è caduto durante il 2020 ad aprile, e come tutti ricorderete, ad aprile del 2020 non era possibile fare nulla. Pensavamo di farlo il 25 aprile di quest'anno, e purtroppo anche quest'anno non è stato possibile, in quanto appunto anche quest'anno c'erano le limitazioni della pandemia. E quindi abbiamo deciso, comunque, appena le condizioni ce l'hanno permesso, di celebrare in qualche modo questo ricordo. Ricordare oggi, essere qua, è importante, perché bisogna ricordare anche il fatto storico che tante volte ci si dimentica. Si pensa che con il 25 aprile in qualche modo la guerra finisca, no? Noi oggi celebriamo giustamente il 25 aprile come il giorno della liberazione, come la data simbolo, però in realtà non finì tutto il 25 aprile. Nei giorni immediatamente successivi ai giorni della liberazione, al 25 aprile, ci furono dei colpi di coda della guerra che videro macchiarsi di sangue ancora le colonne fasciste e naziste in ritirata, ma anche i partigiani combattere ancora in armi, come il fatto che qui
oggi ricordiamo. Abbiamo la fortuna di avere appunto tra noi Carlo Resi, che è l'ultimo testimone di questa vicenda, di quei fatti. Ora, parliamo spesso della memoria e parliamo spesso del passaggio di testimone della memoria, no? Come se fosse un ideale staffetta nella quale ci si passa di generazione in generazione il testimone. Ecco, oggi noi qui a Casnigo, sotto il ponte del Costone, non siamo in questa fase, siamo in una fase più bella, più arricchente, perché siamo nel punto in cui generazioni diverse fanno un pezzo di strada insieme. E quindi in uno scambio, in un dialogo, in una ottica davvero di crescita comune intergenerazionale. Questo è importante, secondo me, da sottolineare, perché noi oggi facciamo una scelta, riaffermiamo una scelta, cioè compiamo deliberatamente un atto di memoria nel presente, qui, ora. Il soggetto che fa memoria è sempre un soggetto che agisce nel presente. E noi oggi, grazie appunto alla presenza di Carlo, riusciamo a fare questo passaggio attivo di memoria, questa presenza attiva di memoria, ma soprattutto scegliamo quale passato portarci con noi, qual è il passato del quale vogliamo sentirci e dichiararci figli ed eredi, e quindi qual è il passato che vogliamo curare, del quale vogliamo essere custodi, quale passato vogliamo quindi poi essere noi i testimoni. E adesso lo sport, la ginnastica artistica, ottimi risultati in Belgio per Chiara Barzasi a Ghent al Flanders Team Challenge con la nazionale italiana juniores. La ginnasta bergamasca originaria di Songavazzo della US Renato Serra si è qualificata seconda nell'all around individuale, ovvero considerando la somma di tutti e quattro gli attrezzi. Nella gara di domenica ha conquistato l'oro al suo attrezzo di punta, la trave. Chiara, 13 anni, alla sua prima esperienza con la nazionale juniores, si è distinta anche in altre specialità, è arrivata quarta al corpo libero, quarta al volteggio e quinta alle parallele. Sempre sport, con l'estate riprendono le gare di corsa in montagna organizzate dalla Fly Up di Mario Poletti, il primo appuntamento ad onore. Mario, si torna a correre? Sì, esattamente, domenica 4 luglio ad onore, con partenza da Piazza Pozzo, si svolgerà la seconda edizione di Bulldet Vertical, una gara in salita molto bella, con partenza appunto da onore e l'arrivo alla cima Bulldet, dove è stata posizionata anni fa una croce dal signor Raimondo Schiavi, una gara che ha voluto fortemente appunto il signor Raimondo, in collaborazione ovviamente con l'amministrazione comunale, il sindaco Michele Schiavi e l'assessore allo sport Erika Schiavi. L'anno scorso è stata una bellissima giornata, nonostante eravamo appena usciti leggermente dalla pandemia. Quest'anno riproponiamo una seconda edizione molto molto spettacolare. Ricordiamo le caratteristiche di questa gara. Sì, si parte appunto da Piazza Pozzo ad onore, si sale fino alla zona Plarina per poi prendere la strada nel Ghiaione, molto spettacolare, e si arriva alla baita del signor Raimondo Schiavi, per poi un sentiero molto ripido e impegnativo ci porta fino alla cima Bulldet, che abbiamo praticamente la Presolana sulla destra e tutta la vallata di onore che si vede fino alla vista, fino a Clusone, quindi un punto molto molto panoramico voluto appunto dal signor Raimondo, che ha tracciato completamente lui anni fa il sentiero e posizionato appunto questa bellissima croce posta sulla cima. E questa è una delle tante gare a cui state lavorando quest'estate. Sì, sul sito www.fly-up.it potete trovare tutto il nostro calendario. La gara clou di quest'anno sarà sicuramente domenica 24 luglio, Orobie Sky Raid, con partenza da Ardesio e arrivo a Valbondione, 56 km, 3800 metri di dislivello su tutto il sentiero delle Orobie. Quindi questa sarà la gara che sicuramente infiammerà l'estate. Questa, ma non solo, proseguiremo la settimana dopo con la goliardica Magut Race alla Baitella, per poi spostarsi fino a fine agosto sulla Orobie Vertical da Valbondione
al Rifugio Coca Memorial Danilo Fiorina, ormai una classica giunta alla 10ª edizione, e per finire poi in autunno con Valzurio Trail e 6 comuni Presolana Trail. E questa sera sul canale 88 di Antenna 2, Antenna 2 Sport, sarà l'ultima puntata di questa stagione e sentiamo che cosa c'è in programma. Sarà l'ultima puntata di Antenna 2 Sport di questa stagione 2020-2021 e come sempre a partire dalle 21.30 il nostro salotto si riempirà di sportivi, atleti e associazioni. Partiremo con la Fly Up insieme a Mario Poletti e Giannina, ma insieme anche al nostro Tony Tranquillo. Andremo a raccontare tutti quelli che saranno gli eventi estivi e proprio le gare che la Fly Up organizzerà. Ma a seguire andremo in volo insieme agli amici di Ponte Nossa di Volomania e in chiusura chiuderemo proprio con il tennis altopiano. Luca Brasi, il presidente, ci racconterà di questa stagione, della novità del padel a Clusone, ma anche di tutti i suoi ragazzi. Vi aspetto come sempre puntuali 21.30 per questa ultima puntata di Antenna 2 Sport. E adesso i programmi di Antenna 2, il canale 88, questa sera alle 20.000 giri, la rubrica dedicata alla Formula 1, alle 20.40 il Sasso nello Stagno, alle 21.30 Antenna 2 Sport, alle 22.30 la seconda edizione del TG, alle 23.10 una commedia di teatro dialettale. Il canale News 218, alle 21.30 il TG, alle 22.10 l'anteprima Target. E chiudiamo con l'almanacco. Domani è mercoledì 30 giugno, il sole sorge alle 5.28 e tramonta alle 21.20, la luna è all'ultimo quarto, sorge 47 minuti dopo mezzanotte e tramonta alle 11.50. La Chiesa ricorda i primi martiri della Chiesa romana. È tutto anche per questa edizione, grazie per averci seguito e buona serata.